E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video particolare, diciamo, dettato anche da questa quarantena perché mi è dato più tempo per dare un'occhiata alla mia collezione. E tra tutti i pezzi che ho notato questo Batman, quello lì che era venduto insieme alla moto, il Batcycle DC Collectibles, ovviamente. Io, dopo che ho avuto questo Batman, l'ho piazzato lì sulla moto e l'ho lasciato esposto là sopra. Ma secondo me questo Batman, ragazzi, ha un sacco di potenziale per via delle sue articolazioni e per via del fatto che sia compatibile con tutte le parti intercambiabili, per esempio del Batman Expression Pack, oppure anche degli altri Batman innumerevoli classici, appunto DC Collectibles. Quindi ragazzi, questo video sarà un video, diciamo, diverso dal solito per vedere le potenzialità nascoste di questo Batman. E ho fatto dei test e le sue articolazioni sono veramente impressionanti. Può assumere pose che il Batman classico di DC Collectibles si sogna. Allora, prima di tutto andiamo a sostituire la testa con il casco con una delle teste classiche, per esempio. Ecco qui, questo l'avevamo già fatto, per esempio, nel video della Batmoto, però adesso ci soffermeremo un po' meglio sul Batman, vedete, con la testa classica. Ed ecco qui che, diciamo, torna già ad assumere un'impostazione più classica, più familiare. Allora, ragazzi, la cosa che non mi piace di questo Batman è quanto sia staccato questa parte del mantello dalle spalle. Però il mantello in sé, ragazzi, è qualcosa di spettacolare perché appunto ha il filo metallico all'interno, vedete, e può assumere qualsiasi posa, appunto accompagnando le pose dinamiche del personaggio. Questo mantello è veramente fighissimo. Altro punto in più a favore di questa figure di Batman. E ragazzi, prima di andare avanti, volevo dirvi che io eventualmente, se foste interessati, ho una copia di questo corpo di Batman, però senza la testa, ragazzi, accompagnato solo da questa testa qui. Diciamo, ho una copia in più così di questo Batman, questo qui che vedete. Quindi, se siete interessati a questo Batman, magari perché avete delle teste intercambiabili da poterli mettere sopra, oppure se vi serve solo questo Batman, anche il mantello, fatemi sapere subito, contattatemi in privato nei contatti che trovate qui sotto in descrizione, mail, Facebook, eccetera, eccetera. Questo non c'è sul sito. È una cosa in più solo per chi guarda i video. Comunque, tornando a noi, rimettiamo la nostra testa, ragazzi, e iniziamo a giocare un po' con questo Batman. Per esempio, le articolazioni delle braccia, vedete, sono veramente molto mobili. Peccato che non abbia l'articolazione qui doppia al gomito, però anche così il movimento, vedete, è sufficiente. Ma ragazzi, quello che spicca maggiormente sono le gambe. Guardate qua. Queste gambe, ragazzi, sono veramente incredibili, hanno delle articolazioni molto ben realizzate. Una cosa su cui non ci siamo troppo soffermati nel video. Grazie a queste gambe, ragazzi, questo Batman può assumere un sacco di pose dinamiche, veramente un sacco, ragazzi. Fa nulla che l'anatomia non sia proprio perfetta, che le gambe siano un tantino troppo strette, ma il tutto sta a favore appunto dei movimenti che può fare, ragazzi. Infatti, alla fine di questo video mi divertirò a fare un po' di pose e ve le farò vedere, ragazzi. Questo Batman è veramente eccezionale per quanto riguarda le pose. Quindi, questo è un Batman proprio tutto da posare. Anche l'articolazione qui a mezzo busto non scherza, ragazzi, perché vedete, ha un buon piegamento in avanti, vedete? Ecco qua. Questa è una figata. Tra l'altro, risulta anche molto più naturale quando è piegato in questo modo. Quindi, sembra fatto apposta per essere posato questo Batman. Lo ripeto, anche all'indietro non è male come movimento, davvero una bella sorpresa. Vediamo come vanno anche le altre teste, per esempio dell'Expression Pack. Vediamo, mettiamo questa per esempio, un Batman terrorizzato. Vedete che questa volta si può posare a dovere, magari in qualche posa dinamica di terrore. Naturalmente, poi vedremo qualcosa di più preciso. Vedete, questo Batman è veramente fantastico per qualsiasi posa. Oppure, ragazzi, anche questa è una testa molto propensa ad essere inserita su questo Batman, perché è un Batman, diciamo, in difficoltà, che per esempio si può
vedete, accovacciare al massimo in questo modo qui, grazie alle articolazioni alle gambe, senza alcun tipo di problema. Eccovi perfettamente quello che intendo quando dico che questo è un Batman molto molto posabile, e così via. Naturalmente si possono inserire anche tutte le altre, sono delle teste comunque abbastanza più classiche, ma ripeto, le vedremo nelle pose fighe. Ma un'altra cosa figa è che anche le mani sono intercambiabili, nonostante questo Batman sulla moto abbia soltanto queste mani in dotazione appunto per impugnare il manubrio della moto, anche le altre mani dei vari Batman per esempio sono compatibili senza alcun tipo di problema, per esempio questa qui con lo spararampino, e ovviamente anche tutte le altre a pugno, quella lì per impugnare il Batarang. Insomma ragazzi, ci si può divertire parecchio con questo Batman, davvero. Guardate qua, posa improvvisata, spettacolare, con il mantello svolazzante. Veramente mi divertirò un sacco in questi giorni a posare questo Batman. Diciamo che è come dare nuova vita a questo Batman della serie animata sulla moto. Ragazzi, io ripeto, ho un corpo in più di questo Batman disponibile, però sinceramente non so se metterlo in vendita o no, perché potrei utilizzarlo appunto per posare il mio Batman separatamente dalla moto. Però se ci fosse qualcuno interessato, potrei anche pensare di venderlo. In quel caso fatemi sapere, ripeto, con i contatti qui sotto. Detto questo ragazzi, io vi lascio forse la parte migliore di questo video, ovvero le pose fighe con questo Batman. Fatemi sapere se questo video un po' a scazzo vi è piaciuto, lasciatemi un commentino qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto, e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Vi ricordo che per acquistare action figure c'è sempre il mio sito Aras Shop nella scheda in alto, pure qui sotto nella descrizione del video. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara, collezionate sempre. La.